Allora, parlo soprattutto della fabbrica di Verona, perché ci abito, qui rappresento, collega un po' la storia della birra in Italia. Noi guardiamo con molta attenzione il mercato delle birre artigianali, delle birre, delle microbirrerie, perché pensiamo che si parli finalmente di birra, non solamente di prezzi, non solamente di una classica birra a bassa fermentazione, sono tutte uguali, si parla in una settimana, non in luoghi comuni. Però c'è modo e modo di fare la birra e la storia non va rinnegata, anzi si deve ripercorrerla, quello che noi stiamo cercando di fare dopo tutte le vicissitudini che ha vissuto la fabbrica. Penso però che bisogna che il consumatore, tornando un po' al tema, il problema del microbirrificio e l'opportunità per il mercato. Bisogna che manteniamo la promessa che facciamo al consumatore di fronte a una bellissima etichetta, tutta una bella storia che raccontiamo, bisogna che dentro ci sia un prodotto all'altezza. Purtroppo, cosa succede dal mio punto di vista? Che 250.000 ettolitri diviso 500 fa una media di 400 ettolitri, Maurizio, per unità produttiva, e questo non ti dà una possibilità di avere un prodotto costante. Ci sono delle persone molto brave che fanno un prodotto, alcuni anche molto famosi, ma ne manca uno qua. E bisogna mantenere la promessa che si dà. Tornando, e quindi questa è una piccola critica che faccio alla birreria artigianale. L'opportunità è molto importante, perché parlando di birra, offrendo al consumatore un prodotto di qualità, si valorizza il made in Italy. Io non mi spiego il perché siamo così esterofili, se non ce l'ho con colleghi tedeschi, però per noi la birra, siamo noi tedesca, non è buona, parlo della mia generazione per esempio, non so qui cosa dice più. E soprattutto che il fatto che una multinazionale non italiana abbia sviluppato il brand made in Italy nel mondo con un grandissimo successo. E questo è un po' un paradosso. Ultima cosa che volevo aggiungere è che non basta fare la birra, non basta farla buona, ma bisogna anche venderla. E questo vedo un altro limite per le birrerie piccole, perché se non hai una struttura distributiva fai fatica. Secondo me l'errore di scavalcare il distributore di bevande oggi, molto spesso questo succede, è un anello debole, perché il distributore di bevande governa il mercato dell'oreca per una serie di motivi. E quindi bisogna capire se un microbirrificio vuole concentrarsi in un territorio creando una partnership con i distributori di riferimento con il territorio, oppure se li vogliono snobbare, andare a vendersela direttamente, oppure trovare altri modi distributivi. Però è importante non solo produrre una buona birra, ma bisogna anche vendere. Questo è il principio. Aspettavo che qualcuno buttasse un po' di pepe nella conversazione, se no sembrava... C'è solo un microfono. Esatto, se no sembrava più un concistoro che un dibattito. Sì, io mi permetto solo di dire che questo calcolo matematico lascia un po' il tempo che trovo, cioè nel senso che c'è una... No, perché il settore è talmente giovane, io non riesco più, io teoricamente dovrei essere il giornalista più autorevole in materia di birra artigianale, ammetto che non riesco a stare più dietro alle nuove aperture, cioè mi trovo di fronte bottiglie, spine e quant'altro di cui non ho mai sentito parlare, oppure ne ho sentito parlare ma che non ho mai assaggiato e quindi in realtà non posso parlarne come se non avessi mai sentito parlare. Quindi è una fase talmente magmatica che è un po' difficile poter dire tiriamo le somme e vediamo, perché è verissimo che tra l'altro di anno in anno la produzione pro capite, se vogliamo, diminuisce nei birrifici artigianali, ma se uno va a parlare con i birrifici artigianali che fanno il mercato della birra artigianale, da loro cresce o comunque rimane stabile, ma sicuramente non diminuisce. Tutte le nuove aperture, che è vero che aprono con pochissima produzione e con una distribuzione che dire artigianale è già esagerare il termine, perché è spesso quasi una vendita diretta sul posto, quindi fuoriescono da qualsiasi logica di filiera intesa come produzione, distribuzione, punto vendita, comunque la vendono tutta. Cioè, io non ho ancora incontrato un birraio che mi dica non riesco a vendere la mia birra. La vendono tutta perché è sicuramente un momento di grandissima moda e attenzione, per cui si
trovano birre artigianali a ogni piè sospinto, ormai non solo nei pub vocati alle birre speciali, diciamo, quindi includo anche molte birre di qualità che poi arrivano dall'estero, ma anche quasi nel bar tabacchi sotto casa. Credo che Roma sia un caso eclatante di questa invasione di birre artigianali anche al di fuori di quello che era un po' in Stanca Santorum, che si sono sempre battuti per la birra artigianale fin dalla notte dei tempi, no? Quindi adesso è una situazione quasi anche ingovernabile, probabilmente anche per chi lavora su Roma, perché non può impedire che sul successo che si è creato, non può impedire che il turismo, cioè di controllarlo completamente. Però indubbiamente per i birrifici che sono già, come dire, più stabili, che sono più garantiti da una costanza qualitativa che è confermata da un successo di vendita anche internazionale, e questa costanza qualitativa, questa è la migliore garanzia di poter giudicare la costanza qualitativa, è il riacquisto, cioè il fatto che comunque uno dice sì, ok, viene del Corvo, fantastica, la compro, poi non la ricompro solo perché Leonardo è simpatico, perché l'etichetta è bella, cioè la ricompro se i miei consumatori mi chiedono di ricomprarlo, me lo fanno capire. Quindi, delimitando il discorso alla realtà artigianale, diciamo, che interessa a noi, cioè quella che fa mercato, è ovvio che qui possono entrare in gioco anche alcuni dei protagonisti, quelli che governano il mercato, ecco. Curzio è uno di quelli che governa il mercato, non so se è contento di sentirselo dire o se negherà, però sicuramente noi abbiamo spesso, anche in altre occasioni, anche a me, cercato di fare una tavola rotonda coinvolgendo i diversi punti della filiera, no? Non ci siamo mai riusciti molto bene, devo dire. Questa volta se la FIPE ha più capacità organizzative o riesce a convincervi, fatto sta che ci siete tutti. Ecco, come vede un distributore il fenomeno birra artigianale italiana, soprattutto che requisiti, cioè, perché penso che l'interesse ci sia, no? Già visto il successo, un distributore lungimirante un occhio glielo butta su questa cosa, ma che requisiti chiede? Perché il distributore chiede cose magari diverse rispetto all'affidabilità, non solo la costanza qualitativa ma anche la tempistica delle consegne e quant'altro, non so, immagino. Cioè non chiedere cose che può chiedere un consumatore che va al pub e vuole una birra buona, spiegata bene, come è arrivata al pub, mi interessa relativamente. Grazie per l'invito da parte di FIPE, grazie Luciano per questo. Allora, volevo solo puntualizzare che è vero che io sono Luciano e rappresento la mia azienda, ma in questo caso rappresento anche le 1200 aziende che ci sono in Italia di distribuzione, tramite la federazione che presiedo, che è Italgroup, e questa vuol dire avere effettivamente, come tu hai detto giustamente, avere un po' le redini di quello che è il flusso del mercato, più che il mercato, per quello diverso. Questo vuol dire che nella nostra federazione 5.000 venditori e 15.000 in questo caso collaboratori che gestiscono il mercato si riportano anche ovviamente dei fallo-avvenitori particolari, soprattutto per quello che riguarda il mondo della birra artigianale. Per cui l'Italia è lunga e stretta, ci siamo detti, lo sappiamo, insomma, no? Da questo lato però io personalmente, se abbino le due esperienze, sia da un punto di vista di federazione che personale, la cosa che è giusto dire per me è che non è più un fenomeno. Cioè, io prima ho sentito te che parlavi di fenomeno, ma forse anche te stesso, cioè Maurizio, dicevi, secondo me è già passata l'onda del fenomeno, cioè siamo su una realtà che c'è, esiste. Il fenomeno sembra sempre un qualcosa di, no, un po' una bolla, di qualcosa che, no, invece è una realtà, e proprio perché è una realtà, secondo il mio punto di vista, c'è già la selezione di questa realtà. Io sono convinto che ci deve essere. Io ricordo un incontro di 3 anni fa a Rimini, dove ho avuto modo di conoscere i primi, almeno per me, come federazione. Certo? C'è lì anche te? Bravo, sì, mi ricordo. Dove che in quel momento il micro birrificio comunque vedeva il distributore ancora come l'uomo nero, cioè possiamo dire.
perché non capiva qual era la funzione del distributore, soprattutto le potenzialità o cosa andava poi a gestire sul mercato. Allora, e questo è chiaro che adesso non è più così, per fortuna, perché ci siamo capiti, se la passione ha portato il motore primario per far sì che esistano dopo 10 anni 500 micro edifici, scusate se il termine, non so se è corretto il termine micro edifici, però credo che questo sia, non basta più la passione. All'epoca l'interesse è stato quello di cercare di fare un prodotto valido, buono. Nessuno dei micro edifici si è preoccupato di capire come vendere quel prodotto, se non all'interno della stessa birreria. Scusate, metto anch'io un po' di pepe, non è senso positivo, intendo dire. Per cui non c'era l'idea di come sviluppare il business. Allora la passione ci sta, cioè, però poi, cioè, non era qualcosa, c'era un po' di trend, no? Per cui il mercato lo richiedeva. Non vorrei entrare sul mondo del vino, ma faccio una piccola parentesi, se vi ricordate il Novello, visto che siamo sul mondo qua, no? Cioè, Novello, partito in bomba, adesso credo che non ci sia più. Allora, attenzione, non facciamo lo stesso errore. Cioè, di essere coinvolti su qualcosa che funziona e dopo di conseguenza non essere in grado poi di gestire il dopo. Per cui la selezione secondo me è primaria perché da là effettivamente le aziende importanti, parlo dei micro edifici, sono in grado di dimostrare effettivamente un valore che è diverso dagli altri, e parliamo di produzione, 400 ettari piuttosto che in 4.000. Noi cos'è che vediamo in tutto questo? Vediamo un primo problema, che è quello della conoscenza, anche se è vero, e sottolineo il fatto che finalmente quando si parla di birra abbiamo il nostro consumatore che comincia a capire cos'è effettivamente la birra. Prima non era così, noi non siamo tradizionalmente uno stato, un paese che ha grandi tradizioni birrarie. Però ecco, è importante intanto andare a definire qual è, se prima tu giustamente dicevi il territorio, ecco, vorrei fare un, e parlo di vino ancora, il terroir è una cosa, il territorio, parlando di birra, è tutt'altra cosa. Per cui non facciamo confusione, cioè, parliamo dell'esperienza di quel territorio, per cui della tradizione del territorio, che è un po' diverso di parlare invece di quello che è effettivamente un prodotto fatto in quel luogo e di conseguenza con delle caratteristiche particolari, perché non è così. Cioè, non è il vino che nasce da quel, da quella terra, che ha ovviamente degli aspetti particolari e di conseguenza ha dei profumi e delle cose. L'importante è proprio chi lo fa la birra in questo caso, cioè che la fa, per cui può essere fatta a Roma, come stai facendo te, ovviamente sappiamo che l'acqua è una cosa primaria, importantissima, però tu puoi benissimo spostarti e farla anche a Milano sostanzialmente, per cui tra terroir e territorio sono due cose diverse. Detto questo, cos'è che vedo io? Io vedo quello che è il nostro cliente finale, che alla fine è il vostro, è il nostro insieme, per cui il pubblico esercizio e poi da pubblico esercizio il consumatore. Allora, io ieri sera ero a cena sul locale in centro, dove che mi sono trovato, tra chi conosco, mi sono trovato con 10 birre artigianali sulla carta delle birre, bellissime, anche molto buone perché le conosco la maggior parte. La cosa che secondo me ancora non è capita dal consumatore finale, quando dico perché quando bevo una birra da 0,4, scusate se entro coi piedi, vado coi piedi per terra, perché parliamo di business tutti quanti, la poesia è una cosa, poi... Allora dico, perché quando io mi bevo 2,04 alla spina, e attenzione, la spina non vuol dire che non sia un buon prodotto, perché io non condivido quando uno mi parla e mi dice scusami, che Heineken è una cosa e la birra è un'altra, cioè, personalmente ritengo che non sia corretto, no? Per cui la birra è birra, dopodiché questa è fatta in vari modi, possiamo crearci la poesia attorno su quello che può essere, la validità dell'uomo che ci sta dietro, che fa la grande differenza, però attenzione, questo è. Allora, torno a